Tutto pronto per partire. Ospiti in campo con in porta Di Ponto, poi abbiamo il numero 14 Rocha, il 5 Schacker e Motta Rodriguez. Subito ci prova il Color Max Pescara, prima sortita offensiva ed è Capitan Coco Schmidt che va a chiamare il primo schema. Palla per Dudu Morgado, indietro per Parra Bonilla. Piero Mazzocchetti cerca di far ripartire l'azione, nuovamente Morgado che lascia la palla al compagno, uscita pressing dei padroni di casa. Di nuovo lo scambio tra Dudu e Coco, Fabinho difende palla, la scarica nuovamente per Bonilla e arriva il primo fallo fischiato dal direttore di gara numero 2 Pasquale Marcello Falcone, che questa sera dirige la gara insieme al collega Lorenzo Cursi di Jesi. Il cronometrista è il signor Davide Sallese della sezione di Vasto. Sulla palla Parra Bonilla, si occupa Coco Schmidt, la sua conclusione respinta dalla difesa ospite e fallo laterale dalla tre quarti avanzata per i padroni di casa in maglia bianco-blu. Riparte il contropiede degli ospiti invece in maglia verde fosforescente e palla che però si perde sulla linea laterale di destra. Riprende palla il numero 14, deviazione di Parabonilla, primo calcio d'angolo dal lato sinistra per il Todis Lido di Ostia, prima sortita offensiva, primo tiro che non ha impensierito il portiere di casa Piero Mazzocchetti, deviazione che spegne sul fondo le speranze. Vediamo adesso la battuta del calcio d'angolo, nuovamente una deviazione e nuovo fallo laterale. Vediamo Rocha che la ripassa al compagno, di nuovo Rocha, palla lunga a cercare Schacher, palla che si perde sul fondo e si riparte con Piero Mazzocchetti che appoggia Dudu Morgado. Palla nuovamente per Bonilla, Dudu, giro palla veloce del Civitella, la sortita offensiva del portiere Edoardo Di Ponto che si perde poi sul fondo. Fabinho difende palla. Fase di studio, una sola conclusione fino al momento per il Color Max Pescara, la calcio di punizione di Coco Schmidt e una sortita offensiva ad opera del portiere ospite che ha spento sul fondo la conclusione a rete. Morgado il disimpegno per Piero Mazzocchetti, lo stop di Fabinho che opera da pivot, cerca l'appoggio sul pivot difensivo ospite, la conclusione rimpallata in fallo laterale, palla che va in tribuna dove il poco pubblico presente questa sera in questa serata infrasettimanale di campionato. Riparte il Todis Lido di Ostia, la conclusione di Federico Barra che viene respinta dalla difesa ospite. Barra lascia la palla a Schacher, di nuovo Barra, Schacher cerca il lungo linea, non trova nessun compagno e poi è Mazzocchetti che va a recuperare la palla e fa ripartire l'azione per i suoi. Fabinho cerca in profondità Bonilla, non lo trova. Palla giudicata fuori dal signor Falcone di Foggia tra le proteste ospiti. Morgado cerca il lancio lunghissimo per Coco Schmidt, bella uscita,
di Edoardo Di Ponto che va a colpire di testa e a mettere la palla in fallo laterale in posizione offensiva per il Pescara con Coco Schmidt sulla palla. Vediamo se chiama lo schema. La conclusione, prima conclusione del Pescara sugli sviluppi appunto di questo fallo laterale, poi il rinvio del portiere Di Ponto che si spegne direttamente sul fondo. Si riprovano gli ospiti del Lido di Ostia con Schacker che va a ritrovare Motta e viene fischiato anche il primo fallo ai danni del Color Pescara. 1-1 i falli quando sono passati esattamente 3 minuti di gioco. È entrato in campo tra le file del Pescara intanto André Ferreira che si porta sulla palla di nuovo per Coco Schmidt, dall'under per Ferreira e la palla che non riesce a essere conclusa in rete dai giocatori padroni di casa. Bella sortita offensiva con uno scambio tra Coco Schmidt e André Ferreira, la palla messa lì indietro per il colpo a botta sicura di Alexander Dall'Onder che non arriva in tempo sulla palla e quindi riparte il Todis Lido di Ostia dalla difesa, palla che non riesce a uscire dal pressing e quindi si riparte nuovamente dal fondo. In questa terza giornata abbiamo detto tutte le partite infrasettimanali sono in corso, oltre a questa tra il Pescara e il Lido di Ostia anche l'Acque Sapone che è andata a fare visita all'Aniene. I campioni d'Italia del Pesaro invece sono andati a fare visita al Real Arzignano che ha fermato nella prima giornata i vice campioni d'Italia sul pareggio in quel di Arzignano. In contemporanea anche Sandro Abate e Avellino contro Latina si giocheranno invece alle ore 21. Caos Mantova contro il signor Prestito CMB. Italcoffi Petrarca contro Camedosson e Genova contro Real Rieti. Schacker cerca di uscire dal pressing dell'Onder, Coco aggredisce alle spalle Motta che riesce a divincolarsi molto bene dalla palla, riesce a appoggiare indietro e il Todis Lido di Ostia riparte. Sembra molto alto il pressing offerto dalla squadra di mister Saverio Paluci che cerca di non far avanzare gli ospiti in maglia verde. In questo caso però è ottimo il lavoro del numero 13 Rengifo che porta al fallo il secondo di giornata, capitano Coco Schmidt, quindi secondo fallo fischiato ai danni del Color Pescara e Motta si appresta a battere una punizione per gli ospiti poco oltre la linea di metà campo. Vediamo Motta sulla palla, André Ferreira che si posiziona ai 5 metri per la barriera, proverà la punizione a rete. Sembrava uno schema, il velo del compagno di squadra poteva anche ingannare Piero Mazzocchetti, la palla però si perde di un nulla sul fondo. Morgado difende palla, la dà al neo entrato Pierluigi Gagliani. Di nuovo per Morgado che cerca di uscire dal pressing ospite. Gagliani trova André Ferreira che
che la lancia troppo lunga per il compagno dall'Onder, che non riesce ad impedire il fallo laterale ospite. Nulla da fare per questa trama offensiva del Lido di Ostia. Palla di nuovo tra le braccia di Piero Mazzocchetti, che fa ripartire l'azione con Andrea Ferreira, di nuovo per Dudu Morgado, che la ridà sulla linea laterale per Ferreira, che trova dall'Onder, va alla conclusione, la deviazione di Di Ponto, e quindi calcio d'angolo che Andrea Ferreira si apposta a battere sulla linea di sinistra per i suoi. Ferreira per Gagliani, Gagliani cerca dall'Onder Morgado, ma la difesa ospite riesce a far uscire la palla, che viene allontanata in fallo laterale. Rientra in campo Rocha per gli ospiti, il cambio ad opera del mister ospite Roberto Matranga. Vediamo un attimo Morgado, di nuovo per Gagliani. Gagliani scambia con il compagno Ferreira dell'Onder, ottimamente anticipato dal capitano avversario. Di nuovo Gagliani, che si appresta a battere questo fallo laterale. Palla già dall'altra parte per Morgado, che trova liberissimo dall'Onder. Una deviazione impedisce che la palla arrivi tra i piedi del pivot di casa, che adesso viene a dare il cambio al compagno di squadra Fabinho. Roccia indietro per Gattarelli, che rientra quest'oggi da una squalifica. Rengifo che va a perdere poi il contrasto con Gagliani, che fa subito ripartire l'azione. Fabinho salta l'uomo, una Veronica lungo linea, la palla messa al centro dove non trova alcun compagno e facilmente Di Ponto può far ripartire l'azione. Uscita avventurosa di Piero Mazzocchetti, con proteste ospiti per un presunto tocco con le mani non ravvisato dal direttore di gara numero 1 Lorenzo Cursi della sezione di Iesi, e quindi Color Max Pescara che può far ripartire l'azione dal fondo. Di nuovo Ferreira, va lunghissimo per Fabinho, che perde il contrasto ma guadagna un fallo laterale in ottima posizione offensiva. ...13:25 alla fine di questo primo tempo, quando Cormac Pescara prova a sbloccare questa gara. In questi primi 6:30, poche occasioni pericolose, tanta fase di studio e squadre che sono ancora coperte. Chiaramente Cormac Pescara che cerca la prima vittoria stagionale, 3 punti fondamentali contro una neopromossa, 2 realtà nuove in questa Serie A. Cormac Pescara che ha acquisito la denominazione di quella che era il Civitella Color Max, che ha esordito lo scorso anno in Serie A, un'ottima salvezza, sfiorato addirittura i playoff, e Todi Silvio di Ostia che invece ha vinto alla grande il campionato di Serie A2 nella scorsa stagione, dopo una vincente testa a testa durato tutto l'anno contro un'altra abruzzese, la Tombesi Ortona. Fabinho va a stoppare la palla, la passa all'indietro, Gagliani cerca il passaggio in orizzontale, viene intercettata la palla e poteva essere molto pericolosa. Attenzione Fabinho, Fabinho va a superare con un pallonetto di petto il portiere ospite, mancava solo il tocco a porta vuota, palla che invece si perde sul fondo per un nulla. Pescara che va vicinissimo alla rete del vantaggio, l'azione più pericolosa fino a questo momento, quando di minuti ne sono passati esattamente 7:27, sono 12:33 i minuti alla fine di questa prima frazione di gioco, e quando siamo quasi quindi alla metà del primo tempo, Pescara che ha la prima vera occasione. Rientrato in campo da poco Capitan Coco, che va a cercare in diagonale
Gagliani fa ripartire l'azione, la palla di nuovo tra i piedi di Morgado, Coco che cerca in profondità Fabinho, Gagliani intercetta sulla linea di metà campo, cerca l'uno contro uno, se ne va Pierluigi Gagliani, si trova a centro area, cerca il colpo di tacco, sarebbe stato un gran gol, la palla però viene colpita con debolezza ed è facile la parata di Ponto. Ottima proposta offensiva di Pierluigi Gagliani che però non trova fortuna nel momento della conclusione a rete. Coco per Morgado, in questa fase sembra che il Pescara stia prendendo il predominio territoriale del gioco, tante azioni, tanto possesso palla, al momento manca solo il gol, ma Ostia che si è reso pericoloso più di una volta in contropiede andando a intercettare palloni sulla linea di metà campo con qualche conclusione anche pericolosa. Coco cerca di andare lungo linea, non trova il compagno Gagliani e Ostia che riesce a respirare e a ripartire da dietro. La palla per Cutrupi, Cutrupi viene anticipato da Morgado ma merita di la conquista di questo fallo laterale che si appresta a battere il compagno di squadra Matteo Esposito. Matteo Esposito all'indietro, di nuovo Cutrupi che cerca in profondità la giocata con la conclusione a rete, vediamo ad opera del numero 14 Rocha, conclusione improvvisa che però non va a impensierire Piero Mazzocchetti. Riparte Fabinho, Coco nuovamente lungo linea per Fabinho, ottima difesa degli ospiti e palla che torna tra le mani dell'estremo difensore di Ponto. Lutto, la palla per Rocha, nuovamente si fa vedere Cutrupi che non viene servito, palla lunga ed è stavolta Piero Mazzocchetti ad imitare il collega e uscire di testa e metterla in fallo laterale. Lutto, la palla per Rocha che va a colpire Bonilla, la mette in fallo laterale, di nuovo Rocha, riparte il leader di Ostia. Tanti cambi in questa fase di gioco. Ferreira all'indietro per Mazzocchetti, cerca lungo linea Fabinho che si gira abilmente da pivot, cerca una gran giocata di tacco per l'inserimento di Bonilla ed è Ferreira che va a recuperare un bellissimo pallone a centrocampo, cerca però una giocata difficile e palla che si perde sul fondo. Cambia il pivot, mister Saverio Palusci, esce Fabinho e rientra Alexander Dell'Onder. Riparte con Valerio Lutto il lido di Ostia, la palla per Cutrupi. Schacher che la ridà indietro a Lutto. Nuovamente Lutto per Schacher. Ostia che in questa fase fa fatica ad uscire dal pressing, Cutrupi si inventa però la giocata, riesce a portarsi via due uomini, crea la superiorità, si riparte un attimo da dietro, la conclusione rimpallata da Dell'Onder e Ostia che si rifà vedere quando mancano 9 minuti e 30 dalle parti di Piero Mazzocchetti. Vediamo se questo fallo laterale offensivo andrà a creare un'occasione. Bellissima conclusione di Valerio Lutto, ottimo tiro e trova le dita di Piero Mazzocchetti ed è di nuovo calcio d'angolo per gli ospiti. Lutto sulla palla indietro per Cutrupi che aggiusta il mancino, cerca poi lo scambio nello stretto, Cutrupi punta gli avversari, il tiro, palo esterno, bellissima azione di Cutrupi. Uno scambio nello stretto con i compagni e poi si fa largo tra due avversari, va nella conclusione con Piero Mazzocchetti in uscita, trova solo il palo esterno. Adesso è Dall'Onder dall'altra parte che va a concludere, rimpallato da Valerio Lutto. Andrea Ferreira va a strappare dai piedi avversari sul centrocampo, fa ripartire il contropiede, la conclusione
ribattuta da Di Ponto, ci riprova il Pescara, scivolata e terzo fallo fischiato ai danni del Colormax Pescara. Sono 8 e 48 i minuti al termine di questo primo tempo, 3 a 1 i falli, 3 commessi dal Colormax Pescara, 1 dagli ospiti del Todis Lido di Ostia. Vi aggiorniamo anche sui risultati dagli altri campi. In questo momento 1 a 1 la partita si è sbloccata in quel di Roma tra Cybertelaniene e Acque Sapone Unigross. I campioni d'Italia del Pesaro sono invece in vantaggio per 2 a 0 sul campo del Real Arzignano. Riparte la gara, Motta indietro per Barra, nuovi cambi tra le fila del Lido di Ostia. Motta e Barra scambiano nuovamente la palla, deviazione che finisce facilmente tra le braccia di Mazzocchetti. Dall'under cerca in lungo linea filtrante per Bonilla, Morgado per Coco. Nuovamente Coco per Dudu Morgado che cerca in profondità ma cambia idea e torna nuovamente indietro dal suo capitano che cerca la sortita offensiva con Bonilla, palla che però si perde tra le braccia di Di Ponto. Motta, la conclusione di Valerio Lutto, rimpallata dalla difesa pescarese. Botta dalla distanza di Rengifo, ottima risposta di Piero Mazzocchetti e sul conseguente contropiede un fallo su Dudu Morgado lanciato a rete. Arriva il secondo fallo ai danni del Todis Lido di Ostia e anche il cartellino giallo ai danni di Motta. Al minuto, quando mancano quindi 7 minuti e 39, il cartellino giallo ai danni di Gabriel Motta Rodriguez, il classe 1999 del Todis Lido di Ostia. Riprende il gioco, è entrato in campo Emanuele Ferraioli, subito sulla palla vediamo se Saverio Paluci ha provato uno schema durante questo time out. 7:39 al termine della prima fase di gioco, punizione per il Colormax Pescara, Ferraioli sulla palla, la conclusione, la botta, la risposta di Di Ponto e palla che poi si perde sul fondo e si ripartirà con una rimessa da parte di Piero Mazzocchetti, Coco Schmidt. Neo entrato a Ferraioli, un fallo, il quarto ai danni del commesso quindi dal Pescara e arriva anche il cartellino giallo per il classe 1994 nella formazione allenata da Saverio Paluci. Quindi sono passati esattamente 12 minuti e 31 secondi di gioco, sono due i cartellini gialli, uno per Motta dell'Ostia e l'altro per Ferraioli del Pescara.
lo schema Motta, nulla di fatto, Motta aveva liberato Rengifo, ma chiude molto bene la formazione di casa. E anche il tiro di Daniele Gattarelli si perde tra le braccia di Piero Mazzocchetti, che fa ripartire immediatamente l'azione. Palla lunghissima, uscita di testa, Piero Mazzocchetti che cercava capitan Coco Schmidt, esce però il portiere di casa e nuovamente con la testa va a mettere fuori. Lo schema, André Ferreira, la conclusione smorzata al limite dell'area. Rengifo va ad appoggiarsi dietro per il compagno, vediamo Schacher, si fa vedere Motta sulla destra e di nuovo Rengifo. Barra va a cercare Gattarelli sul fondo. E Lido di Ostia che trova un fallo laterale di cui si occupa appunto nuovamente Motta. La palla indietro per Gattarelli, deviazione di Dudu Morgado e Rengifo si appresta a battere dall'altra parte sotto la tribuna degli spettatori. La palla nuovamente per Motta, cerca di velocizzare un po' l'azione il Lido di Ostia dopo una fase attendista in cui ha fatto sfuriare il Pescara. Rengifo cerca la giocata, non si capisce con il compagno e palla che va sul fondo, cambio con Gagliani che prende il posto di Coco Schmidt tra le fila dei padroni di casa. Risultato che non si sblocca ancora 0-0 quando mancano 6 minuti e 30 al termine del primo tempo. E Lido di Ostia che con Motta cerca di far ripartire l'azione. Rengifo, barra si fa vedere, riceve adesso la palla di nuovo Rengifo per barra, la palla per Rengifo nuovamente lungo linea, vediamo la difesa, ottimo scambio sulla linea laterale e Lido di Ostia sfortunato anche nel rimpallo con André Ferrer che va a far sbattere la palla sulle caviglie dell'avversario barra e trova quindi un fallo laterale. Piero Mazzocchetti, il suo disimpegno, cerca lungo Fabinho ma palla che finisce tra le braccia del portiere e nuovamente Fabinho dopo un'ottima palla recuperata da André Ferreira, non si capiscono i due e va a svanire l'azione offensiva dei bianco-blu di casa. La spizzata di Rengifo che non arriva sulla palla sarà nuovamente rimessa dal fondo, pallone tra le braccia di Piero Mazzocchetti che alleggerisce su Dudu Morgado, torna da Ferreira, nuovamente Morgado, Ferreira, si fa vedere Fabinho che viene ottimamente anticipato da Gattarelli, poi la palla tra i piedi di barra, la conclusione rimpallata e nuovamente Motta va dietro per Gattarelli, barra, Motta nuovamente. Motta, pressione nuovamente alta, è una trama che si ripete, quella della pressione alta degli uomini di Saverio Palucci. E Ostia che c'ha, mister Roberto Metranga sta cercando la soluzione per creare qualcosa di più a livello offensivo con Fabinho che va al tiro, un tiro forte, secco, che però impensierisce poco il portiere Edoardo Di Ponte. La conclusione, la bella puntata dall'altra parte di Gabriel Motta, non ha fortuna, cercano il calcio d'angolo a seconda invece del direttore di gara, non c'è alcuna deviazione, quindi Pescara che è pronto a ripartire, Gagliani che opera sulla linea di centrocampo, la palla per Fabinho che si gira un'altra volta, ennesima giocata da pivot, la mira però non è delle migliori. Profondità per il Lido di Ostia, si torna indietro, si riparte tutto con Cutrupi, troppo forte il passaggio, l'inserimento del compagno di squadra,
non riesce quindi l'aggancio. E siamo di nuovo con Gagliani per Coco. Si ritorna da Gagliani, nuovamente Coco. Bonilla lungo linea per Gagliani che sembra non arrivarci, infatti la palla è uscita. Fallo laterale quando siamo a 4 minuti e 20 secondi dalla fine della prima frazione di gioco. Il risultato è sempre fermo sullo 0-0, i falli sono 4 quelli commessi dal Pescara, 2 i falli commessi dagli ospiti del Todi Sido di Ostia in maglia verde. Uscita pressing poco efficace dell'Ostia, invece recupera ottimamente la palla Motta, si fa vedere, conquista anche il rimpallo e poi lascia il posto al compagno Esposito. Esposito che scarica su Cutrupi, nuovamente per Di Ponto, l'anticipo di Gagliani, Cutrupi non riesce a intercettare ed è un'altra volta Fabinho che è sicuramente l'uomo più pericoloso del Pescara, se non che ogni qualvolta possa avere la palla tra i piedi cerca la conclusione a rete. Non è ancora riuscito a centrare lo specchio della porta, ma è comunque un modo per impensierire, cercare di sbloccare questo risultato quando i minuti sono 3:39 alla fine del primo tempo. Palla che è addirittura uscita dall'impianto e ne approfitta quindi il mister ospite per chiamare il time out. Si ritorna in campo, la palla per il Todi Sido di Ostia. Intanto vediamo qualche aggiornamento dagli altri campi. Sempre 1-1 tra Aniene e Acque Sapone. 1-1 anche sul campo del Caos Mantova, dove è ospite il signor prestito CMB. Ha allungato, anzi ha dilagato il Pesaro 0-4 in Veneto, in quel di Arzignano, e ha sbloccato il risultato nell'incontro casalingo, la Sandro Abate Avellino contro il Latina. Gagliani va ad aggredire Rocia e conquista un ottimo fallo laterale sulla linea di metà campo, va a liberare Parra indietro per Coco che non trova Gagliani. Vediamo Esposito che va a cercare Rocia si appoggia, si libera alla grande di Gagliani, cerca l'uno contro uno. Palla dentro, vediamo nuovamente Rocia, va allo scontro, Coco va a intercettare la palla, cerca di far ripartire il contropiede, sfortunato nell'ultimo tocco, non trova il filtrante per un Fabinho che era prontissimo a involarsi verso la rete avversaria. Parra Gagliani, no look, ottimo passaggio lungo linea per Fabinho, palla però persa dal Pescara, il cross di Rocia, deviazione di schiena. Con proteste degli avversari per un presunto tocco di mano che non è ravvisato da nessuno e quindi palla che si perde poi sulla linea laterale e si ripartirà da un fallo laterale per gli ospiti. Rocia e Gattarelli al centro dell'area con Rengifo staccato sulla linea di centrocampo, vediamo se proveranno qualche schema, la palla per Rengifo dietro che carica il tiro ma poi alleggerisce
sul compagno Roccia, la palla rientra tra i piedi di Di Ponto che cerca il lancio lungo che non sortisce alcun tipo di effetto. Esce Gagliani tra le fila del Pescara, rientra André Ferreira per questi ultimi 2 minuti e 20 secondi con la grande giocata di Parra che si fa vedere, si libera ottimamente sulla sua destra, va a concludere con un mancino sul secondo palo e per poco sfiora il gol del vantaggio a 80... Palla lunga per Cutrupi, di nuovo Esposito che va a cercare il rimpallo, si riparte da Roccia, Gattarelli. Nuovamente per Roccia, Cutrupi, scambio veloce, 120 secondi al termine del primo tempo, Cutrupi cerca di liberarsi. La spinta e il fallo fischiato ai danni del numero 10 ospite, terzo fallo per il a favore del Pescara, sono 4 quelli invece commessi dalla squadra padrone di casa. Dell'Onder cerca di difendere la palla, non ci riesce, se la porta sulla linea laterale, quindi si ripartirà con una rimessa. Palla in profondità per Roccia che cerca di difendere, di nuovo Cutrupi che conquista un fallo laterale, va a ribattere, palla nuovamente per Roccia dall'altra parte per il compagno di squadra, questo fraseggio interrotto poi dalla deviazione di Coco Schmidt che nel frattempo si va ad accomodare nuovamente in panchina. Gattarelli per Roccia, si fa vedere Cutrupi, fanno a sportellate Cutrupi e Ferreira, Ferreira la meglio, fa ripartire il contropiede con Dudu Morgado che lo ritrova sulla sinistra, la conclusione e l'agile parata di Ponto. 63 secondi alla fine del primo tempo, ancora 0-0, non si sblocca qui il risultato, poche le occasioni degne di nota, la squadra che ha creato di più in questo primo tempo è il Colormax Pescara, ma senza davvero mai impensierire Edoardo Di Ponto. Vediamo se ci sarà lo spazio per la rete che sblocca il risultato in questi ultimi 53 secondi. Morgado cerca Ferreira, invece la allarga per Parra che ritrova Morgado, dell'Onder non lascia la palla per la conclusione del compagno. Ferreira, 39 secondi alla fine, Ferreira, di nuovo Morgado, disimpegna per Ferreira, lo scambio veloce tra i due, dell'Onder vince il contrasto, cerca di farsi spazio tra tre e trova con una puntata di destro la rete che sblocca il risultato, 1-0 Colormax Pescara a 26 secondi e 7 decimi dalla fine della prima frazione di gioco. Alexander dell'Onder è bravissimo a sfruttare un filtrante di Dudu Morgado, si gira con una giocata davvero pivot, si libera poi del suo diretto avversario e tira una puntata tra altri due difensori della squadra ospite e nulla può Edoardo Di Ponto. Vediamo se sarà lo spazio per l'immediata reazione degli ospiti, 26 secondi solo alla fine, si riparte con Motta, la palla indietro, probabilmente l'ultima occasione, Gagliani esce, sbaglia l'intervento difensivo, chiede il fallo per Luigi Gagliani, non ravvisato dai direttori di gara, 16 secondi alla fine e Pescara che ha di nuovo la palla nella metà campo avversaria. Vediamo se adesso saranno i padroni di casa a cercare l'ultima azione di questo primo tempo. Morgado nuovamente dietro per Gagliani, Ferreira, vediamo se Pescara tiene palla per far finire la prima frazione di gioco, se cercherà l'ultimissima sortita offensiva. Sono 4 i secondi alla fine, dall'Onder
per Morgado, trova Ferreira, ma arriva in questo preciso istante la sirena, non sortisce effetti questo ultimo attacco del Pescara, che però si ritrova in vantaggio alla fine del primo tempo, 1-0 per il Color Max Pescara contro il Todis Lido di Ostia, la rete nell'ultimo minuto di gioco di Alexander Dell'Onder. Tutto pronto per questo secondo tempo qui dal Pala Rigopiano di Pescara, terza giornata del campionato di Serie A Futsal, Color Max Pescara Todis Lido di Ostia Futsal, 1-0 nel primo tempo, la rete nell'ultimo minuto di gioco, Alexander Dell'Onder ha portato in vantaggio i padroni di casa. Vediamo un attimo sugli altri campi come stanno andando le gare. Acque Sapone che ha chiuso il primo tempo in vantaggio di 3-2 sul campo dell'Aniene. È rimasto invariato il risultato dall'ultimo aggiornamento tra Caos Mantova e Signor Prestito CMB. Ha allungato nuovamente il Pesaro 5-0 per i campioni d'Italia sul campo dell'Arzignano. Ed è giunto al pareggio il Latina contro la Sandro Abate in quel di Avellino. Ricordiamo già finita, già giocata nel pomeriggio la gara tra Meta Catania e Fel di Eboli. Inizieranno a breve Italian Coffee Petrarca Padova contro Camedosoni, il derby veneto, e Genova Rieti. Ripartita la gara, Pescara che dovrà cercare di difendere questo risicato vantaggio, e ospiti che andranno alla ricerca sicuramente del pareggio per questa rete arrivata quando ormai sembrava che tutto fosse pronto e destinato per un pareggio nella prima frazione di gioco. Lungo linea di Rocha che non trova il compagno Gattarelli e quindi palla tra le braccia di Mazzocchetti che fa ripartire l'azione. Fabinho scambia di testa con Coco, Coco si libera, ma il controllo di palla del capitano brasiliano del Pescara è avvenuto fuori dal recinto di gioco e quindi fallo laterale con l'Ostia che riparte. Gattarelli, non look lungo linea per Rocha, Rocha che si fa vedere, la scarica con un abile mancino per Motta ed è provvidenziale l'intervento di Fabinho che va a deviare in calcio d'angolo. Calcio d'angolo di cui si occupa nuovamente Rocha, si stacca all'indietro Motta, la sua conclusione mancina, però si spegne sul fondo in modo poco pericoloso. Si fa vedere Parabonilla, Dudu Morgado cerca la profondità con Fabinho che scambia con Coco. Coco cerca di involarsi sulla sinistra, trova sulla sua strada Gattarelli che lo atterra e per il secondo arbitro Falcone di Foggia ci sono gli estremi per il provvedimento del cartellino giallo. Secondo ammonito tra le file ospiti, dopo Motta nel primo tempo arriva l'ammonizione per Gattarelli al minuto 21:03, 1:03 del secondo tempo. Campo il dirigente della squadra di casa per asciugare una zona pericolosa dopo la caduta di Capitan Coco Smith, caduta conseguente al fallo che ha costato il cartellino giallo a Daniele Gattarelli, il classe 1991 della squadra ospite. Riprende il gioco, Coco va a cercare Parra, Parra indietro per Dudu Morgado che agisce da pivot difensivo, cerca l'imbucata per Fabinho, Fabinho trova un rimpallo e guadagna così
un fallo laterale che sarà battuto all'altezza della linea di centrocampo. Parra sulla palla, Coco cerca l'imbucata centrale, Fabinho dietro per Parra, conclusione che sfiora l'incrocio dei pali, Pescara vicinissimo al gol del raddoppio dopo 1 minuto e 20, 80 secondi nel corso del secondo tempo. Rocha cerca lungo ma un passaggio apparentemente senza idee e palla che poi Mazzocchetti va direttamente a restituire al collega omologo Capitolino. Gattarelli lungo linea, nuovamente Motta per Gattarelli, cerca il sinistro, conclusione smorzata sul fondo, un tiro debole il mancino di Daniele Gattarelli. Rocha trova il tunnel su Coco Schmidt, la palla per Schacker nuovamente. Si gira il numero 5 in maglia verde. Schacker nuovamente l'imbucata dentro, la conclusione e arriva il pareggio del Lido di Ostia con Motta 1-1 quando sono passati 2 minuti e 10 secondi nel corso della seconda frazione di gioco. Motta ha trovato un abile mancino liberato da Schacker, nulla ha potuto Piero Mazzocchetti. E viene ristabilita quindi la parità, pareggio del Todis Lido di Ostia, il gol dell'1-1, ripetiamo, ad opera di Gabriel Motta Rodriguez, classe 1999, il ventenne va a pareggiare le marcature. Riparte il Pescara che poco fa, con una bella conclusione di Fabinho, era andato molto molto vicino al gol del raddoppio e invece arriva la doccia gelata in casa bianco-blu, il pareggio con una bella azione offensiva degli ospiti. Morgado, vediamo chi delle due saprà reagire meglio, se saranno gli ospiti a spingere per cercare il raddoppio o se arriverà veemente la reazione dei padroni di casa alla ricerca del primo punto stagionale dopo le due sconfitte nei primi due impegni stagionali. Ricordiamo il 2-8 subito contro la neopromossa CMB nella prima giornata giocata qui al Palla Rigopiano e poi la sconfitta di misura sul campo di una società ormai esperta e consolidata nel campionato di Serie A come il Real Rieti. 3 punti invece, virtualmente 4 in tempo reale per il Lido di Ostia, frutto della vittoria casalinga contro il Meta Catania. Ci riprova da fuori barra un bel destro che si spegne però sul fondo. Tre minuti trascorsi in questo secondo tempo, uno il fallo commesso dal Lido di Ostia, a causa del quale è anche arrivato il provvedimento del cartellino giallo ai danni di Gattarelli. Morgado all'indietro per Ferreira che sbaglia l'aggancio, però Morgado riesce a ripartire. Aveva sbagliato l'aggancio André Ferreira, sembrava che fosse un'azione pericolosa per il Pescara, ma un rimpallo ha favorito il contropiede di Dudu Morgado, che si è letteralmente trascinato dietro di sé un avversario che è stato ammonito il numero 21, barra, terzo cartellino giallo per gli ospiti, barra ammonito. Quando mancano 16 minuti e 38 alla fine della gara, il secondo fallo commesso dal Lido di Ostia in questo secondo tempo, fallo giudicato cumulativo, quindi si ripartirà da un
Calcio d'angolo, già sulla palla Dudu Morgado, vediamo che sta chiamando lo schema ai suoi, dentro Pierluigi Gagliani e Fabinho sulla linea dell'area di rigore, staccato dietro Andrea Ferreira che potrà provare la conclusione da lontano. Vediamo Morgado che va a trovare dentro Fabinho, lo schema era chiamato e Fabinho trova il tap-in da due passi ed è di nuovo vantaggio per il Color Max Pescara, 2-1 la rete di Fabinho al minuto 23 e 22 secondi, terzo minuto e 22 secondi della seconda frazione di gioco. Lo schema su calcio d'angolo, Dudu Morgado ha trovato dentro Fabinho che è riuscito a girarsi e a concludere a due passi nella porta dove il portiere di Ponto nulla ha potuto. Si rifà immediatamente sotto il lido di Ostia, è Motta l'autore della rete del pareggio a cercare nuovamente una conclusione che non riesce ad impensierire Mazzocchetti, in quanto ribattuta poi al limite dell'area. Vediamo Rengifo, la palla indietro per Motta, nuovamente Rengifo che si fa vedere, barra si libera, Cutrupi al limite, cercano il fallo non ravvisato dai direttori di gara ed è quindi il Pescara che cerca di ripartire. Piero Mazzocchetti cerca lunghissimo Alexander Dall'Onder, non lo trova e palla che si perde sul fondo, è già ripartito il Todesio di Astia con Christopher Cutrupi che ha indietreggiato per i compagni, la palla di nuovo per Cutrupi, Motta per Barra, Motta il velo per Cutrupi doppio passo, lascia la palla tra i piedi del compagno, vediamo la trama offensiva molto molto stretta, Rengifo non trova poi Barra e sarà fallo laterale sui piedi di Capitan Coco per Andrea Ferreira, Gagliani, Dall'Onder fa salire la squadra, cerca nuovamente Andrea Ferreira, Dall'Onder va lungo linea per Coco Smith che può indietreggiare su Gagliani, sceglie la soluzione centrale invece dove non trova alcun compagno, palla che si perde sulla linea laterale e riparte con Motta e Lio di Ostia. Cutrupi cerca una giocata difficile, non fortunata e regala quindi la palla ai padroni di casa. Gagliani per Andrea Ferreira, nuovamente per Dall'Onder, Andrea Gagliani cerca anche lui una giocata difficile lungo linea, ben marcato da Motta che riesce quindi a recuperare la palla. Poca precisione in questa fase di gioco, tanti passaggi sbagliati, sono arrivati due gol ravvicinati, il primo il pareggio che poteva impensierire i padroni di casa che sono stati bravi a ritrovare subito il gol del vantaggio e adesso fase confusionaria con pochi passaggi conclusi e entrambi i mister stanno cercando di dare ordine alle proprie formazioni. Vediamo Barra, il capitano dell'Ostia, un bel tiro deviato in calcio d'angolo, vediamo se sarà calcio d'angolo o fallo laterale, sì sarà calcio d'angolo, Dall'Onder è andato a deviare il tiro di Capitan Barra che si fa vedere dentro, viene rimpallato il tiro che si perde sul lato laterale della porta lasciando anche per un attimo l'effetto ottico del gol, ma la conclusione si è persa lateralmente. Cutrupi per Rengifo, nuovamente Cutrupi, Rengifo
Ci provano i due capitolini. Nuovamente Rengifo indietro per Barra, la palla per Motta, Cutrupi, Veronica. Doppio passo e Veronica trova il fallo. Anzi no, il fallo è commesso proprio da Cutrupi, che nel tentativo di liberarsi dopo il doppio passo ha trattenuto André Ferreira, e quindi terzo fallo commesso dagli ospiti. Gagliani cerca di uscire dal pressing, prima un rimpallo e poi spazza letteralmente per evitare qualsiasi tipo di problema in fase difensiva. Nuovamente Gagliani che si trova a fronteggiare Rocha. Vediamo Schaker, la conclusione rimpallata. Ostia che sta prendendo il predominio della metà campo difesa da Piero Mazzocchetti, e Pescara che al momento si sta difendendo con ordine. Cutrupi a conclusione, Mazzocchetti respinge con i piedi e allontana poi il numero 99 Santa Croce, neo entrato tra le file del Color Max Pescara. Si appresta anche ad entrare Valerio Lutto tra gli ospiti. Al limite dei 4 secondi viene battuto questo fallo laterale. Vediamo Morgado in posizione offensiva, cerca di liberarsi del suo diretto avversario. Non è fortunato nel rimpallo e Piero Mazzocchetti si difende, lascia scorrere fuori la palla e si difende dal tentativo di attacco di Cutrupi. Dall'under cerca dentro Morgado, che gli ridà un'ottima palla. La conclusione sembrava il preludio al gol del 3-1, ma è arrivata l'ottima, davvero ottima risposta di Edoardo Di Ponto, grandissima parata dell'estremo difensore della squadra del Todis Lido di Ostia, che nega un gol che sembrava assolutamente già fatto. Dudu Morgado, e nuovamente Di Ponto, doppio miracolo nel giro di 10 secondi su una doppia iniziativa tra Dudu Morgado e Alexander Dell'Onder. Di Ponto decide di chiudere la porta, due miracoli. E Dell'Onder poi va ad allontanare la palla, va ad alleggerire la trama offensiva capitolina. Davvero protagonista in questo ultimo frangente di gioco, negli ultimi 30 secondi, due autentici miracoli di Edoardo Di Ponto in entrambe le occasioni su Dall'Onder, in entrambe le occasioni con un'azione creata da Dudu Morgado. Santa Croce trova Morgado in difficoltà, riesce a dare la palla a Piero Mazzocchetti, che la dà a Coco Schmidt, alleggerisce su Fabinho sbaglia il controllo e quella che sembrava un'ottima occasione offensiva per il Pescara si perde in un fallo laterale. Recupera la palla di nuovo Loris Santa Croce. Dudu Morgado di mestiere, dalla sua anni e anni e anni di esperienza in Serie A, con una spallata sposta a Rocha. Gli arbitri non ravvisano il fallo tra le lamentele ospiti. E Pescara che ha recuperato la palla, e sempre di esperienza Dudu Morgado, questa volta invece si fa atterrare da Valerio Lutto e trova il quarto fallo quando mancano quasi 12 minuti. Ci potevano essere gli estremi per il quinto fallo, e in questo caso invece il direttore di gara Cursi di Iesi decide di lasciar perdere. Sarebbero stato il quinto fallo a 11 minuti e 44 secondi dalla fine, sicuramente una situazione di vantaggio per i padroni di casa. Difende la palla Lutto, che la allarga per Barra. Barra, scaramucce tra Barra e Santa Croce, la palla che è affidata agli ospiti, fallo laterale, si riparte appunto con Barra. Vediamo Rocha,
e Lutto sbaglia il controllo, palla che si perde quindi sul fondo, vediamo se si ripartirà, sì, da un fallo laterale da fondo campo. Dudu scambia con Coco per Fabinho, Fabinho anticipato da Schacher, Fabinho fa sportellate, si gira, difende ottimamente la palla, alleggerisce su Morgado che riparte quindi da Coco, nuovamente Fabinho, torna da Piero Mazzocchetti che va lunghissimo per Coco e palla che si perde sul fondo. Undici minuti alla fine della gara, siamo quasi alla metà del secondo tempo, Pescara che si è riportato in vantaggio con la rete di Fabinho solo un minuto dopo il gol del pareggio di Motta, prima frazione di gioco che si era chiusa sull'1-0, la rete nell'ultimo minuto di gioco ad opera di Alexander Dall'Onder. Poche le conclusioni a rete davvero pericolose, ma ricordiamo due interventi strepitosi di Edoardo Di Ponto che hanno chiuso la porta al gol del 3-1 che sembrava già fatto in due occasioni con Dall'Onder per il Pescara. Di Ponto lungo, braccia facilmente nelle mani di Mazzocchetti, Morgado va a intestardirsi in un'azione difensiva, riesce a uscire nel Pescara, si riparte dietro da Di Ponto che anticipa Coco Smith. Coco Smith non si capisce con il suo compagno, con il suo compagno Parra, e sfuma un'azione per i padroni di casa. Vediamo Esposito, esce dal pressing il Lido di Ostia, la palla si era persa sul fondo ma c'erano gli estremi per un fallo, il primo fischiato nel secondo tempo ai danni del Pescara, fallo che costa anche il cartellino giallo a capitan Coco Smith quando mancano esattamente 10 minuti e 8 secondi alla fine delle ostilità. Vediamo Schacher che si fa largo sulla destra, conquista, cercava il fallo, conquista solo un fallo laterale da ottima posizione per cercare uno schema, una trama offensiva alla ricerca della rete del pareggio. Batte nuovamente Schacher, la conclusione larga, larga di Daniele Gattarelli. È pronto in piedi nuovamente a rientrare Dall'Onder, che invece viene invitato da mister Paluschi ad accomodarsi. Parra per Fabinho, lo scambio, l'1-2 tra i compagni di squadra, nuovamente Parra che va indietro per Dudu Morgado, cerca di rientrare sul sinistro per la conclusione a rete, ma interviene a tutta velocità Daniele Gattarelli e manda la palla in fallo laterale. Daniele Gattarelli, ricordiamo, ammonito all'inizio della seconda frazione di gioco. Parra sulla palla, la palla indietro per Dudu che trova, Dudu che aveva trovato un fallo laterale, l'arbitro torna sui suoi passi e assegna invece la rimessa agli ospiti in maglia verde. Abbiamo superato la metà del secondo tempo, 9 minuti e 30 al termine della gara, ricordiamo Pescara in vantaggio per 2-1 contro Todis Lido di Ostia. Todis Lido di Ostia che va alla ricerca del pareggio, la conclusione smorzata e Mazzocchetti, autentico miracolo, il tiro smorzato prima di piede, poi fa un grandissimo colpo di reni e va letteralmente a togliere la palla dalla rete. L'effetto visivo qui dalla tribuna era quello del gol del pareggio, invece Mazzocchetti è riuscito a rialzarsi da terra e smanacciare la palla in fallo laterale e va quindi a pareggiare quella che era una grandissima parata del collega Di Ponto, che per ben due volte aveva detto di no a Dall'Onder. La sirena sembrava la chiamata di un time out, non è così, in comprensione quindi tra la panchina del Lido di Ostia ed il cronometrista. Si ripartirà quindi da un fallo laterale, palla
treppiedi di Matteo Esposito, va ad alleggerire per Gattarelli, di nuovo per Esposito, si fa vedere Rengifo, ma la palla è indietro per Motta. Esposito nuovamente, Rengifo va dentro in profondità, Motta la difende, Gattarelli lungo linea per Rengifo che viene servito, Motta cerca l'uno contro uno, cerca il mancino, va poi a cercare Rengifo ma il passaggio è sfortunato. Arriva invece in questo momento il timeout chiamato da mister Saverio Palusci, quindi l'incomprensione era dovuta a questa, il timeout era per il Pescara e non per il Todis Lido di Ostia. Riprende il gioco con la palla a tre piedi di Andrea Ferreira, ci scusiamo con gli ascoltatori, c'è stato segnalato un errore, il numero 22 del Lido di Ostia è Valerio Lutta, non Lutto, come erroneamente c'era stato fornito nella distinta di gioco. Intercettata la palla da Parra Bonilla che si invola sulla sinistra, il tiro smorzato però e palla tra le braccia di Ponto che fa ripartire velocemente l'azione. Siamo a 8 minuti dalla fine, minimo vantaggio per il Pescara, una rete da difendere, 2-1 il risultato parziale e Todis Lido di Ostia che adesso cercherà sicuramente di alzare la pressione alla ricerca della rete del pareggio. Ottima sortita offensiva di Motta che se ne va sulla sinistra, la mette all'indietro dove non trova nessuno e adesso è sfortunato nuovamente con l'imbucata centrale che il collega compagno di squadra Rengifo non intuisce, in comprensione tra i due, palla che quindi si perde a fondo campo. È già iniziato il conteggio di 4 secondi, deve velocizzare Parra che serve Mazzocchetti, va a cercare lungo dall'onder ma la palla si perde nuovamente a fondo campo. Riparte Esposito, vediamo Motta, l'autore del momentaneo gol del pareggio capitolino. Esposito si fa vedere sulla sinistra Gattarelli, Gattarelli ecco che va a incunearsi tra Dall'Onder e Parra, Gattarelli nuovamente, tiro sfortunatissimo, trova la deviazione e palla che va a finire in calcio d'angolo. Gattarelli era stato autore di un'autentica serpentina tra Dall'Onder e Parra, la sua conclusione puntata sembrava indirizzata a rete ma è arrivata una deviazione di Gagliani e la palla si è poi persa in fallo laterale. Proteste degli ospiti per una presunta trattenuta di André Ferreira ai danni di Motta, ma il Pescara può quindi ripartire dalla difesa. Gagliani, Gagliani per André Ferreira, palla per Dall'Onder che la difende, Coco Schmidt nuovamente Dall'Onder, conclusione senza troppe pretese, palla respinta da Daniele Gattarelli e Pescara che però può ripartire con un'azione offensiva nella metà campo avversaria. Gagliani trova Piero Mazzocchetti che alza la testa, cerca lungo Dall'Onder, lo trova, Dall'Onder non può tornare dal compagno di squadra e quindi attende l'arrivo di capitano Coco Schmidt che scivola prima del passaggio,
riesce però ad uscire dalla situazione di pericolo, cerca nuovamente l'aiuto di Gagliani che va ad alzare la palla, fanno a sportellate Gattarelli e Dall'Onder vince questo scontro. Gattarelli che fa ripartire il compagno Rengifo che va a trovare poi un fallo laterale all'altezza della linea di centrocampo. Esposito per Schacker, nuovamente per Esposito, Gattarelli si fa vedere, riceve la palla, Esposito ben controllato da Andrea Ferreira che lo fa tornare nella propria metà campo, si fa vedere Motta che la ridà a Schacker, nuovamente Motta, Esposito viene incontro a Rocha che cerca la conclusione dalla destra ma è ottimamente controllato da Pierluigi Gagliani che va a portare la palla in fallo laterale. Vediamo Rocha che la va ad alzare, la conclusione, Mazzocchetti vola all'incrocio dei pali e va a deviare in calcio d'angolo. Ottimo tiro di Motta vicino al gol del raddoppio, di nuovo bravissimo Piero Mazzocchetti a dire di no. La conclusione, l'incrocio dei pali clamoroso, di nuovo Mazzocchetti a dire di no. Incrocio dei pali pazzesco colpito dal Todisilio di Ostia, davvero vicino alla rete del pareggio in questi ultimi secondi di gioco e arriva la punizione fischiata ai danni di Pierluigi Gagliani. Secondo fallo fischiato ai danni del Pescara. Mancano 5 minuti e 57 secondi al termine delle ostilità, ma davvero negli ultimi 30 secondi il Lido di Ostia che è andato per ben 3 volte vicino al gol del pareggio, per 2 volte Piero Mazzocchetti è stato bravissimo a dire di no agli ospiti, è arrivato anche un clamoroso incrocio di pali per la formazione in maglia verde. È iniziata nel frattempo la gara tra Genova e Rieti, Rieti in vantaggio momentaneamente 2-1 esterno, l'Acqua Sapone allungato sul 5-3 sul campo dell'Agnene, Padova, Petrarca Padova in vantaggio 2-1 nel derby Veneto contro il Dosson, Signor Prestito che è passato in vantaggio 2-1 sul campo del Caos. Vediamo la punizione di Schacker, palla che si perde sul fondo. Dilaga autenticamente il Pesaro per 8-0 sul campo dell'Arzignano e abbate Sandro Abate Avellino che allunga sul 3-1 contro il Latina. Esce, attenzione, uscita pericolosissima, viene colpito al volto capitan Coco Schmidt, cartellino rosso ai danni di Edoardo Di Ponto, un'uscita davvero pericolosa. Non tanto per il gesto quanto per Coco Schmidt che viene colpito a nostro avviso in pieno volto ed è a terra, soccorso dai sanitari, entra in campo anche il personale del 118, davvero un'uscita sfortunata e pericolosa che è costata il cartellino rosso al portiere Di Ponto, autore fino a questo momento di un'autentica prova maiuscola, ha difeso i suoi per gran parte della gara, è stato anche protagonista di due miracoli ad inizio secondo tempo, lascia i suoi in inferiorità numerica, questo potrebbe essere un episodio che può portare ancora di più la gara in direzione bianco-blu. Saluta i compagni Di Ponto, è andato immediatamente a scusarsi con Coco Smito, con i rappresentanti della società di casa, sicuramente un intervento non voluto ma pericoloso. Si rialza tra gli applausi del pubblico di casa, siamo felici di rivedere in piedi Coco Schmidt. Per un attimo siamo rimasti impauriti perché il colpo è arrivato tra il petto e la faccia di Coco e anche la ricaduta sulla nuca poteva portare a conseguenze ben peggiori, invece sembra solo
una brutta botta, un attimo di... un attimo di paura, ma adesso con un po' di ghiaccio va ad accomodarsi in panchina tra gli applausi del pubblico. Mancano 5 minuti e 52 alla fine della gara. Pescara in vantaggio per 2-1, adesso potrà sfruttare anche la superiorità numerica per i prossimi 2 minuti. Vediamo se l'obiettivo sarà quello di cercare immediatamente il gol del 3-1 o di cercare di addormentare per un attimo la partita e rifiatare un attimo. Fabinho sulla palla, la conclusione, e poi Dudu Morgado non trova per pochissimo la rete del 3-1. È entrato intanto in campo Cristian Cerulli, classe 1998, che è andato a sostituire Di Ponto. Riparte velocissimo il Pescara e Dudu Morgado in contropiede, ottimamente servito da Fabinho, trova un bel destro incrociato sul secondo palo ed è il gol del 3-1. Sfrutta appieno la superiorità numerica il Pescara e Dudu Morgado porta a 3 le segnature per i padroni di casa. Ha chiamato immediatamente time out mister Matranga del Lido di Ostia. Vediamo se deciderà di inserire il portiere di movimento. Mancano 5 minuti e 38, il Pescara ha trovato in superiorità numerica il gol del 3-1 con un bel destro di Dudu Morgado, azione fatta partire da Piero Mazzucchetti velocemente per Fabinho. Fabinho trova sulla sinistra Morgado che va a concludere a rete e sfrutta appieno la superiorità numerica causata dall'espulsione del portiere Di Ponto. Massimo vantaggio della serata, 2 reti di vantaggio per il Pescara. Vedremo come riuscirà a difenderlo o se cercherà subito il gol che di fatto chiuderà le ostilità in questa serata infrasettimanale. Esposito cerca di farsi largo e Kogo Smith già in campo dopo la pericolosa botta subita, felici di rivederlo in campo dopo la paura che ha fatto prendere a tutti gli spettatori e ai compagni di squadra e anche agli avversari poco fa. Schacker cerca Esposito, Kogo lancia lungo e palla tra le mani di Cerulli, neo entrato a difendere la porta degli ospiti. Piero Mazzucchetti va a servire Dudu Morgado, poco preciso il suo lancio, si perde sul fondo e Roccia può far ripartire l'azione con Schacker. Esposito nuovamente per Roccia, si fa vedere in avanti Cutrupi. Esposito per Motta, Cutrupi, Roccia, poco preciso nel servire Christopher Cutrupi. E intanto il tempo scorre, sono 4:20 i minuti alla fine di questa prima di questa partita, di questa seconda frazione di gioco. Dudu Morgado va a servire André Ferreira per Parra che cerca di farsi spazio, scivola, cade sul pallone, si rialza velocemente, poi va a spingere da dietro Cutrupi in azione di contropiede. Schacker, la conclusione di Schacker rimpallata da Parra che si è fatto il campo sopra e sotto 2 volte consecutivamente cadendo cercando di fare fallo e poi alla fine rimpallando il tiro di Schacker che va nuovamente alla conclusione, respinge Mazzucchetti con i pugni. Ecco Lutta, di cui ricordiamo il nome, ci scusiamo per averlo pronunciato in modo errato nella prima frazione di gioco, entra con la maglia numero 22 rossa, quindi
sarà lui il portiere di movimento scelto e va subito a dare il cambio al collega Cerulli e per poco non arriva la rete del 4-1. Nuovamente Lutta, Cerulli va a dare il cambio a Lutta che si ripropone nella metà campo avversaria. Vediamo come il Pescara saprà opporsi all'uomo in più del Todis Lido di Ostia. Motta per Esposito che va a cercare Lutta, Schaker, palla indietro, conclusione e palla che esce di un nulla. Sembrava destinata in rete questa palla, invece esce di un nulla e Mazzocchetti fa ripartire immediatamente il contropiede con Dudu Morgado che al limite dell'area avversaria cerca prima il doppio passo, salta l'uomo, va a terra, sembrava ci fossero gli estremi per il sesto fallo e quindi il tiro libero per il Pescara, invece il direttore di gara Lorenzo Cursi di Iesi ravvisa che ci siano gli estremi per la simulazione e quindi va ad ammonire il classe 1981 in maglia bianco-blu. E nuovamente si rifà vivo il Lido di Ostia col portiere di movimento, quindi nuova azione offensiva con l'uomo in più. Poco fa ha sfiorato il gol del 3-2, la tattica del portiere di movimento aveva dato i suoi effetti, sfortunata in questo caso la squadra ospite. Lutta va a cercare nuovamente Schaker sul fondo, il rimpallo che va a premiare Coco Schmidt, si riparte con Lutta per Esposito, nuovamente Lutta, Esposito largo per Motta, autore del momentaneo gol dell'1-1. Lutta cerca sulla sinistra la conclusione di Motta, debole, e Mazzocchetti va a respingere in fallo laterale, ma nuovamente al limite dell'area il Lido di Ostia ed è nuovamente Mazzocchetti a dire di no. Lutta si impossessa della palla, pronto a far ripartire l'azione, mancano 2 minuti e 14 secondi alla fine, il Lido di Ostia ha bisogno di un gol in questo momento se vuole davvero cercare di riaprire la gara. Vediamo come i padroni di casa riusciranno a difendere questo risultato, questo prezioso risultato che al momento li vede conquistare i primi 3 punti stagionali. Mazzocchetti recupera palla, la serve per Coco, pronto a far ripartire il contropiede velocemente, non c'è stato nemmeno il cambio tra Cerulli e Lutta. Lutta rimane quindi in campo anche in veste di portiere effettivo, pronto a far ripartire l'azione. Fabinho va a intercettare la palla, ma è bravo Motta a recuperarla e il rimpallo poi va a premiare gli ospiti in maglia verde. 100 secondi, 1 minuto e 40 alla fine della gara, Pescara 3 Lido di Ostia 1. Sono gli ultimi secondi di questa partita, Lido di Ostia che deve cercare di far salire la squadra per cercare di dare il cambio più velocemente possibile a Cerulli. Infatti rientra Lutta in campo, una delle ultime azioni in cui provare a cercare di riaprire la gara. Rocha per Lutta che va a cercare nuovamente Motta, Esposito largo per Motta e Lutta, manca il tap-in, cerca di andare a dare il cambio Piero Mazzocchetti al limite dei 4 secondi per evitare la punizione dal limite, è costretto ad allontanarla in fallo laterale. I secondi alla fine adesso sono 76 con Esposito che si riporta nella metà campo avversaria, Rocha nuovamente per Esposito, Rocha per Lutta con la maglia di portiere di movimento, Rocha dietro per Lutta, vediamo quando arriverà la conclusione. Conclusione che non arriva, la palla si perde sul fondo e Mazzocchetti cerca di far ripartire la gara per la palla a Fabinho a porta vuota con un colpo di destro volante, manca lo specchio della porta, nuovamente Fabinho, Coco Schmidt, porta vuota e anche lui manca il gol che avrebbe di fatto sancito la conclusione, la vittoria del Pescara, Pescara che sta
sprecando in questo momento la possibilità di allungare sul 4-1 e lascia ancora le ultime residue speranze agli ospiti con André Ferreira, che viene anche gli ammonito quando i secondi alla fine sono 44 e 9 decimi. Arriva il terzo fallo, Pescara che ha ancora due falli da spendere prima di finire in bonus. A questo punto della gara un fallo ben speso per evitare conseguenze ben peggiori e poter quindi riorganizzare la difesa. 44 secondi, il tempo stringe per il Lido di Ostia, che deve cercare almeno due reti per cercare di pareggiare questa gara. Lutta, vediamo la palla dentro per Motta che viene rimpallata. 34 secondi alla fine, Schacker per Motta, largo per Esposito, Rocha è appostato sul secondo palo, Lutta al centro, cerca la conclusione, bravissimo Piero Mazzocchetti. 25 secondi alla fine, ancora una volta va a chiudere la porta. Schacker, nuovamente la conclusione, il batti e ribatti al limite dell'area, il tiro di Esposito rimpallato e poi la conclusione con le poche forze rimaste. Vediamo Fabinho, 10 secondi al termine, porta sguarnita, la parata sulla linea e nuovamente Cerulli. Terza occasione a porta vuota per il Pescara, non è arrivata la conclusione. Quando mancano 3 secondi si alza il pubblico casalingo. Pescara che batte per 3-1 il Todisco Lido di Ostia. Arrivano i primi 3 punti stagionali per i padroni di casa, i ragazzi di mister Saverio Palusci, che viene abbracciato da tutti, entusiasmo sulla panchina e gioia davvero visibile per questa